L'estate della Maccarese S.P.A. prosegue con un grande spettacolo sulla terrazza del Castello di San Giorgio. L'Iliade con Massimo Vermüller, Anna Ferruzzo, accompagnati dal maestro Pino Cangialosi. È il primo evento pubblico che noi facciamo dopo il 10 di luglio di quest'anno, in cui è venuto a mancare il nostro presidente, che era il signor Carlo Benetton, uno dei quattro fratelli che dagli anni 60 hanno costruito un gruppo conosciuto in tutto il mondo. E quindi avete voluto onorare con una presentazione particolare? Sì, ora noi, prima di cominciare l'Iliade, avremo un ricordo, anche se breve, forse troppo breve in merito a quello, in relazione a quello che forse lui meritava, però un bel ricordo che vogliamo condividere con tutti quelli che questa sera sono qua. La serata eccezionale. La serata speriamo eccezionale. Uno spettacolo sopra le righe, diciamo. Speriamo proprio. Massimo Vermüller, Anna Ferruzzo sono conosciuti da tutti e questa sera da un libro di Alessandro Baricco, l'Iliade. L'Iliade cantata, letta, recitata. Dovrebbe essere un bello spettacolo. Poi la location, la terrazza favolosa. È favolosa, speriamo che tutte le tre cose messe insieme assicurino il successo. Per sfuggire alla morte saremo costretti a prendere le nostre navi e tornarcene a casa. Interpelliamo un profeta o un indovino o un sacerdote. Con immensa fatica trascinavano nella loro dimora l'animale dalle viscere avvelenate. Arrivati alle mura, tanto era enorme il cavallo che dovettero allargare le porte. Come è articolata questa Iliade? Abbiamo scelto degli uomini e delle donne strappate a quella tragedia epica, tramandata oralmente, ma che probabilmente, se è esistita come dolore per loro, come potrebbe capitare a noi, a un padre, a una madre, a un fratello, per cui noi abbiamo cercato di estirpare da quel racconto figure che avessero una circolazione sanguigna, assolutamente umane, che avessero le loro paure, i loro dolori, i loro drammi, così come li avremmo noi se venisse qui una flotta a invaderci o insomma un nemico ad abbatterci, a darci fuoco alla nostra casa. Ecco, in questo senso siamo stati attenti a questo tipo di interpretazioni, perché la lettura è una cosa curiosa. Io quando l'ho scoperta non l'ho più mollata. Paga il pegno di non avere, essendo meno tridimensionale di una scenografia, di una messa in scena ricca, paga il pegno di essere espunta, fatta vivere da dei foglietti di carta con dei segnetti neri sopra. Ma il tuo lavoro di attore è molto più interessante ed è più difficile, è più faticoso di fronte a un foglio, perché sei chiamato a consegnare dei mondi, a evocare figure, dolori, sentimenti, quant'altro, proprio partendo da un foglio di carta. Quasi a dare vita al foglio, diciamo. Dai vita al foglio e a quello che vorrebbe esprimere, evocare il foglio, lasciando lo spettatore libero di farsi il suo mondo, però, come può essere la radio, per esempio. Per cui suggerisci dei mondi e lì devi essere bravo come attore te a non accontentarti di un tono, di una musicalità della faccenda, ma proprio di un'interpretazione che viene fuori da quello che il testo ti sta suggerendo. Durante il banchetto sontuoso che fu allestito per lui, io cantai le avventure degli eroi, perché sono Aedo e cantare è il mio mestiere. Quell'uomo ascoltava, seduto al posto d'onore, in silenzio mi stava ad ascoltare, emozionato. Ho scelto Criseide, Elena e Andromaca. Ognuna di queste figure femminili rappresenta nell'arco della storia il dolore delle donne, la donna che viene rapita e quindi compiange, rimpiange il marito e poi il combattimento tra il marito e il vecchio e l'amante. Insomma, sono le storie dei dolori femminili, perché poi le donne sono quelle che sono chiamate a piangere i loro morti durante le guerre. È sempre la visione femminile nella sua forma più dolce, più poetica, forte nel caso di Andromaca, leggiadra e seducente nel caso di Elena, sottomessa e tenera nel caso di Criseide. Le voci femminili nella versione di Alessandro Baricco, ispirate all'Iliade, sono molto carnali, molto presenti, e quindi il nostro tentativo, spero riuscito, è quello proprio di dare corpo e anima a quelle che sono righe scritte, ed è una cosa che mi appassiona molto. C'è solo un modo per scacciarlo.
restituire a Crise quella fanciulla dagli occhi lucenti prima che sia troppo tardi. Così parlò Calcante e poi si sedette. Io cerco di accompagnare questo spettacolo facendo una musica forse ipnotica, perché rende un po', dovrebbe cercare, almeno se, non so se ci riesco fino in fondo, però evocare un po' quei momenti topici, insomma, del racconto che come tutti conosciamo, sono momenti di epici, di battaglia, di guerra, cioè di situazioni anche lancinanti, sia anche di grande intensità. Di grande intensità. E lì era difficile trovare una musica che funzionasse e che non fosse un po' troppo didascalica. Abbiamo cercato insieme di fare un qualcosa che evocasse un po' al di là del tempo, al di là ovviamente dell'epoca, perché uso strumenti come il pianoforte, la chitarra, però nello stesso tempo anche uso strumenti tipo il duduk, che è uno strumento armeno, uno strumento a fiato molto evocativo che ricorda un po' il lamento delle donne, no? E quindi vengono in mente, insomma, il cavallo di Troia, eccetera. E anche altri suoni come le canne, no? Del vento che soffia tra le canne, quindi questi sibili, questi poi suoni, questi di ambientazione, diciamo. Di ambientazione, sì, è come se fosse una colonna sonora, come se fosse un film immaginario, insomma non è un film, è un racconto, però insomma cerchiamo di fare questo, evocare questo, insomma. Non so se ci riusciamo, però insomma siamo qui. Ed il pubblico ha esaurito tutti i posti disponibili per assistere ad una serata densa di emozioni. Da Maccarese per Canale 10, Alberto Dabbin.